Hai mai visto quel programma sugli sbirri? Una volta lo stavo guardando e c'era uno sbirro che raccontava di una sparatoria in un corridoio con un tizio, va bene? Gli ha svuotato addosso il caricatore e non è successo niente, non l'ha colpito. Capisci? Erano solo lui e quell'altro, insomma, è pazzesco, ma può capitare! Senti, se vuoi giocare a fare il cieco, segui pure il tuo pastore, ma per quanto mi riguarda, gli occhi mi si sono aperti. Che cazzo significa? Ti ho chiuso, questo significa. D'ora in poi puoi considerarmi un uomo in pensione. Oh, Cristo santo. Non bestemmiare. Per Dio. Ti ho detto di non bestemmiare. Ehi, mi spieghi perché stai andando fuori di testa? Senti, lo dirò a Marcellus oggi stesso. Basta, chiuso. Già che ci sei, perché non gli dici anche come mai? Tranquillo, glielo dirò. $10,000 che si piscia addosso dalle risate. Me ne frega un cazzo se lo fa. Marvin, tu che ne pensi di tutto questo? Amico, non mi sono fatto un'opinione. Devi esserti fatto un'opinione, insomma. Secondo te, a deviare il proiettile è venuto Dio in persona. Porca puttana! Che cazzo è successo? Si può sapere? Ma che schifo! Ho preso in piena faccia a Marvin. Ma mi dici perché l'hai fatto? Ma non volevo farlo, è stato un incidente. Senti, bello, ne ho viste di stronzate nella mia vita, ma questa... Ah, datti una calmata. È stato un incidente, probabilmente hai preso una buca. La macchina non ha preso nessuna maledetta buca. Dai, senti, basta, non volevo, eh. Non volevo sparare a questo figlio di puttana, è partito un colpo, ecco! Ma guarda che casino che hai combinato, ci troviamo in una strada di città in pieno giorno! Posso crederci? Ci puoi credere, figlio di puttana, dobbiamo togliere la macchina dalla strada, gli sbirri tendono a notare cos'è tipo guidare una macchina inzuppata di sangue! Portala in un posto di amici! Siamo nella valle! Marcellus non ha nessun posto di amici nella valle! Ma porca vacca, questa non è la mia città, lo vuoi capire? Oh, cazzo!